a Carrara domenica prossima, ore 14, per ripartire di slancio. In difesa scalpita Di Pasquale, favorito su Pellacani, l'ex San Benedettese Foggia potrebbe essere preferito a Brasco, che non attraversa un buon momento. In tal caso Di Pasquale, che finora ha giocato solo in Coppa Italia, affiancherebbe Mesic. Due mancini nel cuore della difesa non sarebbero un problema. Lo slovacco infatti calcia indifferentemente anche col destro. A centrocampo Franchini, verso il debutto dal primo minuto nel triangolo completato da Squizzato e Tuniov, ex della Contesa. Davanti scontata la conferma di Cristian Tommasini. Carrarese-Pescara è una sfida tra due squadre oggi in difficoltà. Stesso bottino di punti, appena 4 nelle ultime 5 partite. L'11 di Zeman reduce dal KO interno con la Recanatese. I marmiferi dalla sconfitta di misura 2-1 patita al Manuzzi di Cesena, dove però la formazione di Alessandro Dalcanto non ha demeritato, specie nella ripresa. Allo stadio dei Marmi i toscani sono imbattuti e hanno conquistato 13 dei 17 punti certificati dalla classifica. Complessivamente 4 vittorie e un pareggio, 1-1. Lo scorso 26 ottobre contro il Pineto, unica squadra capace di infilare la porta di Bleve in terra toscana. Anche lo scorso anno la Carrarese ha costruito le sue fortune tra le mura amiche, conquistando ben 41 punti in 19 gare, 13 vittorie, 2 pareggi, 4 KO. In totale, se consideriamo i 5 incontri dell'attuale stagione, sono 54 punti in 24 partite, media considerevole, 2,25. Nelle gare di campionato l'ultima sconfitta casalinga della Carrarese risale allo scorso 28 gennaio, 0-1 con l'Alessandria, gol di Galeandro, che quest'anno gioca nel Gubbio. Poi nei playoff il 14 maggio 2023 è arrivato un altro KO al De Marmi contro l'Ancona, 0-1, rete di Spagnoli su calcio di rigore. Nelle ultime 24 partite giocate davanti al pubblico amico, 40 reti realizzate e 15 subite. Sistema di gioco 3-5-2 o 3-4-2-1. Indisponibili Coppolaro per squalifica e Capezzi causa infortunio. In forte dubbio l'ex Giannetti. L'altro ex è Igenes. Curiosità, nella Carrarese milita Manuel Cicconi, 26enne laterale mancino, figlio di Massimo, abruzzese di Teramo, ex attaccante del Pescara, 25 presenze tra Coppa Italia e Serie B nella stagione 98-99 e nella parte iniziale di quella successiva. Da anni Cicconi allena l'Under 17 del Como, con cui ha vinto 2 scudetti.